Il comitato di intelligence interna degli Stati Uniti intende ascoltare Donald Trump Jr. sull'incontro avuto con l'avvocatessa russa Natalia Veselinskaya durante la campagna per le presidenziali. La decisione arriva in risposta alla pubblicazione via Twitter da parte del primogenito di Trump dello scambio di mail avuto a giugno dell'anno scorso per organizzare tale incontro. Adam Schiff, deputato democratico della California, è la prova flagrante che il governo russo era in possesso di informazioni compromettenti che le ha comunicate all'equipe di Trump, e tutte le smentite sul fatto che non sapevano nulla, che la Russia non avesse nulla a che vedere, che non era vero che intendevano appoggiare la campagna di Trump. Ovviamente tutto questo va ora rivisto in un contesto completamente diverso. Seppure ben più caute, le reazioni non mancano nemmeno in campo repubblicano. Il senatore repubblicano del South Carolina, Lindsey Graham. Non ci sono ancora prove che la Russia li abbia aiutati, la questione necessita comunque un approfondimento, ma il fatto che lo veniamo a sapere soltanto ora, in luglio, è davvero disdicevole. Qualunque cosa ci sia da sapere, è ora di renderla pubblica. Trump Jr. assicura che, nonostante le premesse, nell'incontro non venne fornito alcun elemento compromettente nei confronti della candidata democratica Hillary Clinton. Con le ultime rivelazioni da un lato e l'orrenda gestione dell'incontro con il presidente Putin dall'altro, ha detto il leader della minoranza democratica al Senato Chuck Schumer, è chiaro che il Congresso deve prendere le redini della questione e intervenire contro la Russia, impedire che vengano tolte le sanzioni, perché evidentemente il presidente non è in grado di essere abbastanza duro con Putin. Sino ad ora Donald Trump si è astenuto dall'utilizzare Twitter per reagire a quest'ultimo scomodo capitolo del Russia Gate, scoppiato a pochi giorni dal vertice con Putin in occasione del G20.